cosa. Tu lavori come la penna, no? Devi lavorare di taglio proprio. Di taglio, la spatola deve toccare tutta quanta qua, vedi? Più larga. Comunque ci siamo, e poi ve lo puoi lasciare stare. Okay. Adesso questo, non col rosso certamente, sì. Bene? Prendi il bianco e continua. No, scusami, quando lo prendi non puoi prenderlo così. Per prenderlo è come la Nutella, lo devi prendere al contrario, in modo che lo riempi sotto. Brava, senza insistere troppo, passi al quello successivo. No, e devi evitare di fare una macchiolina tonda. Allora tu poggia di più, in modo che si allarga, vedi? Ok? Fai questo qua, del bianco. Luce. Grazie. Proprio bellissimo luce. Allora. Sì. Vedi? Prende luce. Prende luce di così. Adesso mi devi dare un po' di luce al puntino centrale. Bene? Chiaramente dico viene pulire questa. Usare gli stessi attrezzi. Ecco, questa adesso è abbastanza pulita. Un po' di bianco. Non avere paura di mettere in bianco, è pagato già dal comune. E poi, bene, lo sto già facendo io, ma questo te lo farei lì, e qua. E la rosa. La rosa vorrei scurire un po'. La rosa non la toccare più, fammi il puntino lì. Sì, non è che risalta proprio con l'ortensia lì. Adesso arriviamo. Bene, signorina, va bene. E mi fermerei lì. Adesso pensiamo alle ortensie. Le ortensie, specialmente questa, si perde nello sfondo. Allora, col bianco, tanto il colore noi non lo cambiamo, non si perde. Tu col bianco adesso ci vai sopra, a picchiettarla, più chiara di qua, e poi a sfumare andrai dietro. Però il più chiaro è sempre da quella parte lì. Bene? Mm-hmm. La stessa cosa farei con quella blu. Con poi. Quella blu. Ti seguo. Sì. Come andiamo? Dopo andiamo a vedere l'altra foglia di Lidia. Sara, vieni a vedere la foglia. Arrivo. Colori particolari questa che hai usato. È una bella colorazione di viola, come si può dire, anche fucsia un po'. Noi gli daremo un po' di slancio, un po' di luce. Gli manca il bianco, è già finito. Ok. Vai. Aspetta, non staccarla, voglio più prenderla così. Adesso la andiamo a mettere lì vicino. Non abbiamo detto del perché la tela nera. Sicuramente non avete mai visto un pittore dipingere su tele nere, e tantomeno poi l'avete fatto voi. Sulla tela nera, qualunque colore voi state mettendo, risalta tantissimo. Ecco perché adesso anche questi colori un po' tenui di fucsia, viola, mettila come avevi pensato, che la punta di variegata va qua,
Dopo che l'hai pigiata, vedrai sul nero come, ricordati che la punta, ok? Stendila bene. Ok. Ricordi che il picciolo non ci interessa. Allora, solito lavoro con la spugna o con lo scotter di battitura, poi conclusione con lo sfondo. Adesso attenzione allo sfondo, molto delicato, perché abbiamo colori pelle. Premi e non togliere la foglia. Vado a vedere le ortensie. Bene, bene. Ma che bella azzurro. Allora. Un mazzo di fiori che si rispetta, sì. Ha del verde. Sì. Bene? Allora, sto verde. Lo prendi con le mani, è pochino, però mettete più materiale, più materiale. Aumenti, metti tutti i tubetti, aumenti il materiale, prendi questo verde, ok, prendi questo verde e vai a riempire un po' così gli spazi vuoti tra un fiore e un altro, così, molto, molto delicatamente, mettici del verde dentro. Dai, continua. Dove ci sono un po' i vuoti, i punti di collegamento, in modo da chiudere il mazzo di fiori. Mettimi del bianco, molto bello. Vediamo se questo lo riesco a fare. Guarda cosa ti voglio fare, perché questa ortensia risalta poco. Allora io ti aumento il bianco dello sfondo per farla risaltare. Capito? Sì. Vedi, ho lavorato intorno per evidenziare questa ortensia, adesso approfitto, me lo vado verso giù e cerco di dare dei riflessi azzurri dove c'è l'ortensia azzurra, bene, il verde a questo punto mi fa gioco perché mi chiude un po' il mazzo di fiori. Oh, che bello che sta venendo fuori. Tu intanto, adesso il bianco ce l'abbiamo già pronto. Sì. Ok. Ok. Pigia qua questo verde, fammi quest'angolo un po' più verde, con la mano aperta tranquilla, così batti tranquillo. Ok. Bene, ci siamo. Adesso mi prendi la lana d'acciaio. Lì, gli attrezzi speciali, la vedete di qua. Questa? Sì. Lana d'acciaio. Ok, tu c'hai il guanto più pulito del mio, non è un problema, perché io adesso riesco un po' così. Attenta. C'hai il verde e il bianco vicino. Li vedi? Sì. Questa adesso la userai per prendere sia il verde che il bianco. Va bene? Lo vedi?
Adesso con questo qua tu farai un po' un effetto erba, molto delicata. Hai visto come è venuto? Sì. Allora, fai dove, così. Dove sei il verde? Dove ti pare, dove ti piace. Fai questi graffi tutto intorno al mazzo di fiori. Qui puoi approfittare che c'è tanto verde, quindi... Brava. Non ci tornare sopra, una volta passati... Okay. A gusto tuo. Fatto bene, quindi non starei a fare più niente. Bella questa sfumatura. Effetti speciali? Sì. Polverina colorata? Sì. Vuoi battere? Vuoi fare battitura? Dici che cos'è la battitura? Sì, esatto. In che consiste? La battitura consiste nel cambiarsi questo guanto. Facciamo battitura. Poi la cosa più importante è la firma. La firma. Tra l'anno e la fine. Allora, sì. Prendere questo attrezzo, che è un righello di 10 cm di plastica che si usa a scuola, va bene? Ok. Ogni tanto asciugarsi un po' di sudore. Diluiamo olio, sudore, olio di vino, acquaraggio. Va bene? Sì. Adesso questo qua, usato da questa parte, quindi io lo tengo ben fermo perché c'è la scanalatura, d'accordo? Mm-hmm. Lo posso usare per battere. Che allora, sto facendo sì. Il trito per la matriciana. Mi segui, Ileana? Sì, sì. Ileana, guardami. Sì. Però nessuno ti deve distrarre o ti deve fermare. Non ripassare dove sono andato io, però continua sopra. Prima metti del bianco, perché ti dirò a un certo punto prendi il bianco e tu lo metterai. Quindi tu il graffiato l'hai fatto. Bianco, sì. Questo te lo dico io quando metterlo. Ok. Tu continua con questo battuto molto... anche se vai sopra il fiore non è grave. Non fa niente. L'importante è che non esageri troppo. Se ti trovo scomoda, metti di qua, ta 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 ta. Vai sempre come ti trovi più comodo, sempre in mancina a fare così. Perché io per esempio farei così, andrei da sinistra a destra, vedi? È veloce. D'accordo? Però vedi che tu fai al contrario. Vai in senso orario per me. Non ti preoccupare di quelle macchie perché sono quelle che prendono il lavoro più bello. Ok? Uh-huh. Ok? Adesso prendi il bianco, dici come lo prendo, sì. Così. Mandalo dentro da sopra e sotto, tutto bianco, sì. Bene? E in questa zona ripeti quello che hai fatto, batti, te ne faccio solo uno. Ripeti a salire e anche a scendere, in maniera molto, molto disordinata, vero? Brava, fammi un po' qua, luce, non respirare Ileana, non respirare, questo è il momento in cui non si respira, bianco. Bianco, prendi parecchio. Caldo pazzesco. Cioè, aumenta il bianco qua, Ileana. Non c'ha chissà. Brava, così vai tranquilla. Ricorda di non stendere, ma battere. Ok? Va bene? Prendi ancora. Continua. Perché stiamo dando luce e energia. Questa è l'energia. Basta così, continua sopra qua. Grazie. Bianco, 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 a salire. No, perché vengo? Sei mancino così. Non ti trovi? No. Così, guarda. Senso orario è più facile. Bene?
siamo allietati anche dalla musica, avete visto? Bravissimo, bravissimo. Va bene, io ti faccio una cosa in più che poi tu con gli anni imparerai. Ti do qualche battuta sui fiori. Polverina. Polverina. Ah, bello. Molto bello. Vai come ti pare. Tanti questi sono cominciati a dire. Se ti piace, se non ne vuoi tre più, non ne mettiamo più. No, basta. Sì. Allora, puoi vedere una cosa soltanto. Mi serve solo del verde, che non ce l'ho. Mi serve solo del verde, no? Sì. Qual è? Qui? Quello più chiaro. Questo. Mettilo. Ok? Complimenti. Complimenti. Siamo alla fine del secondo lavoro. Applausi per Ileana. Sì. Brava. Bellissimo anche questo. Però dopo me lo dovete... Allora, sei soddisfatta? Sì, è stato bellissimo. Non avrei mai creduto di realizzare qualcosa di simile. E diccelo, diccelo, perché ti stanno registrando. Quindi no, è stata una bellissima esperienza. Sono contenta. Hai provato a dipingere, hai dipinto con le mani. Con le mani. Con il righello, sì. Con la spatolina. Sì, sì. La cosa bella è che abbiamo realizzato questo quadro senza l'uso del pennello. Senza pennello. Sì. Giratemelo perché così non lo riprendo bene. Girami il quadro. Sì. Anzi, mettiti vicino a lui col quadro. In... è bellissimo. Ecco. Bene. Guarda, sì, bellissimo. Complimenti. Cos'altro vuoi dire? Emozioni. Emozioni. Sì, è stata una bellissima esperienza. Che dire? Fatta grazie. Paesaggio mozzafiato. Mozzafiato, quindi fiori, colori. E gli effetti speciali? Gli effetti speciali danno quel tocco in più. Danno quel tocco in più. Sì. Che effetti. Maestro, soddisfatto di questo tuo allievo. Poi, con calma, quando si sarà asciugato per bene, benissimo, va bene? Vi dirò adesso dove mettere, qual è lo spazio per la firma e come metterla. Andiamo a vedere l'altra foglia come è venuta. Iole, vieni vicino perché tu sei la responsabile di tutto, non mi va di vederti nascosta. Vieni qua. Vediamo l'ultima foglia. Vieni con me. Sì, ci vado.